L'idea di costruire un parco astronomico a Pino Torinese è nata alla fine degli anni 90, quando agli osservatori astronomici, nelle riforme che sono state fatte in quel periodo, è stata anche assegnata il compito di divulgare la scienza e in particolare di collaborare alle attività scientifiche e di didattica delle università. Per questa ragione l'Osservatorio Astronomico di Torino ha deciso di creare una specie di vetrina della divulgazione scientifica astronomica proprio di fianco all'osservatorio stesso. All'operazione hanno partecipato gli due enti scientifici principali appunto del territorio, cioè l'università e l'osservatorio astronomico, alcuni enti territoriali, cioè nella fattispecie la regione Piemonte, la provincia di Torino e il comune di Pino Torinese. Hanno anche partecipato ovviamente la Fondazione CRT e la Compagnia di San Paolo, che l'operazione è stata guidata dall'Osservatorio Astronomico di Torino e l'inaugurazione dell'impresa è avvenuta nel 2007. In questi anni abbiamo arricchito il planetario di tutte le attività e di tutti gli exhibit che servono per mantenere non soltanto aggiornata la parte scientifica, ma anche per rendere sempre più facile per i visitatori, soprattutto per i giovani, l'approccio verso la scienza. L'astronomia rappresenta da questo punto di vista uno dei modi migliori e più diretti di trasmettere i principi della scienza al pubblico e soprattutto ai giovani, ed in questo senso noi abbiamo lavorato in questi anni per arricchire la nostra struttura di tutte queste nuove tecniche. Abbiamo in particolare il planetario su cui possiamo fare le simulazioni del cielo, è stato anche rinnovato più recentemente ed è lo strumento più moderno che c'è in questo momento, non solo a livello italiano ma a livello europeo e mondiale, nel senso che permette di rappresentare non soltanto il cielo ma di rappresentare anche le componenti più importanti in campo scientifico ottenute attraverso le missioni spaziali. La Compagnia di San Paolo è stato uno dei soci fondatori di questo parco astronomico e ci ha sostenuti per molti anni nella creazione delle nuove strutture, delle nuove postazioni scientifiche. Quindi quando ha proposto la costituzione di questo sistema Scienza Piemonte, siamo stati naturalmente ben lieti di partecipare, anche perché precedentemente avevamo già stabilito dei contatti con degli altri partner che attualmente fanno parte del sistema. In particolare abbiamo collaborato fin dall'inizio con l'Accademia delle Scienze e con l'Università di Torino, quindi con il gruppo di Agora Scienza. In quest'anno in particolare stiamo insieme a questi altri enti celebrando l'anno della relatività generale e già abbiamo organizzato eventi sia presso l'Accademia sia presso di noi con la collaborazione reciproca, e stiamo anche collaborando alla creazione di una mostra sulla relatività generale presso l'Accademia delle Scienze.